Una riflessione velocissima di questo tipo. Diciamo che riprendendo le parole di Giampaolo di un attimino fa, che è fermamente convinto di questa Milano, centro di questa Europa a livello industriale, io sono un altro fautore di questo pensiero. Ecco, che cosa succederebbe se in un mondo, nel mondo di Milano, dove tutte le società che sono quotate sono valutate solo ed esclusivamente per le loro prestazioni economiche, che cosa succederebbe se ci fosse un nuovo sistema affiancato che le misura anche dal punto di vista delle performance ambientali? Ecco, io credo che Milano, come cuore pulsante di questa Europa industriale, debba poter promuovere a livello di pensiero circolare questi nuovi strumenti di misura, altrimenti le società e le industrie che sono solamente misurate per parametri economici avranno davvero grande difficoltà nel perseguire gli obiettivi ambientali della circular economy. Ecco, questo volevo dire. Totalmente d'accordo, parli di hybrid business, noi ci ispiriamo proprio a questo tipo di concetto. Crediamo che possa esserci, proprio per via della pandemia, dei problemi che ha causato, l'opportunità di fare delle rapide riflessioni da parte delle imprese. E l'incontro di oggi per noi è anche particolarmente importante perché crediamo che nel futuro il settore pubblico, quello privato e i cittadini debbano dialogare di più proprio per rendere ancora più efficace questo tipo di scambio, cosa che non sempre accade nel nostro paese. Grazie quindi Massimo.